Mohamed Morsi come Hosni Mubarak. Mentre il maresciallo Abdel Fattah al-Sisi corre verso la presidenza dell'Egitto, l'ex presidente deposto viene condotto, ripreso dalla TV di Stato, di fronte a un tribunale. È accusato di aver ricevuto l'aiuto di Hamas per evadere dal carcere nel 2011 e di aver causato la morte di diversi agenti di polizia. Abbasso i militari, sono io il presidente, ha gridato ai giudici che potrebbero condannarlo alla pena di morte. All'esterno dell'Accademia di Polizia al Cairo, le due anime dell'Egitto continuano a darsi battaglia. Nel segno degli attentati jihadisti contro le forze armate, è stato ucciso un consigliere del ministro dell'Interno. Potrebbe essere la risposta alla repressione condotta dall'esercito contro i fratelli musulmani nel terzo anniversario della rivoluzione. Il 25 gennaio scorso, oltre 60 persone sono state uccise negli scontri. Il futuro del paese, diviso in due fazioni, è nelle mani di Abdel Fattah al-Sisi. Il maresciallo, fresco di nomina, ha incassato l'invito del Supremo Consiglio Militare a candidarsi alla presidenza. Con i fratelli musulmani fuori gioco e la piazza dalla sua parte, sarà, a meno di clamorose sorprese, il prossimo capo di Stato.